Anzitutto grazie molte dell'invito e di questa possibilità di ascoltare un esperto di primo livello su questo tema. Quindi grazie all'ambasciatore Ragona, al dottor Magri, che hanno propiziato a me questa opportunità. Sì, non ci soffermiamo sulla questione se la crisi europea sia diventata o no un declino, come molti dicono. Al di là dei termini che vogliamo impiegare, è vero che la situazione di complessità, di involuzione, di stallo, di instabilità, di incertezza, di inquietudine ci attraversa tutti, ci ha raggiunto. Tuttavia l'uomo per sua natura, come diceva Leopardi, è uno che non può disperare. Quindi bisogna per forza di cose guardare alla vicenda secondo l'angolatura di quella che Peggy chiamava la virtù bambina, che con le due mani si portava dietro la fede e la carità, proprio in forza della sua innocente fanciullezza. Per questo io da tempo preferisco utilizzare la categoria del travaglio piuttosto che quella della crisi. Cioè, io credo che il professor Prodi ci ha dato notevoli elementi in questo. La sua lettura della Brexit sembra a me, cittadino medio, molto interessante. Cioè, non siamo di fronte a nulla di escatologico. Ecco, non è che finisce, finiranno degli elementi, muteranno i modi, e quindi l'idea del travaglio, cioè dei grandi dolori, le sofferenze della donna, che però ha già in vista la novità, ha già in vista una nuova nascita, sembra a me più appropriata per affrontare questo momento. Certo è che da più punti di vista si ha l'impressione e la percezione che manchi un pensiero sufficiente, una forza politica sufficiente in questo momento all'Europa per potersi proiettare sullo scenario internazionale, che pure dell'Europa ha un insuperabile bisogno in termini adeguati. Le emergenze sono sotto gli occhi di tutti, sono tante, si intrecciano, basta solo citarle per titoli, non si può entrare in dettaglio. Vanno dal terrorismo alla grande ondata migratoria, dalla crisi finanziaria alla crisi politica, e a tutti i fattori e gli elementi che attraversano ogni tipo di soggetto comunitario che opera nella nostra realtà europea. La crisi dei partiti è stata messa in evidenza con il conseguente populismo, il rischio di sottostimare la società civile, la fatica, la difficoltà del bene comune dell'essere insieme in una società plurale, e questo riguarda i diversi soggetti che portano con sé mondo visioni spesso alternative e contrarie, e questo riguarda certamente anche la realtà della Chiesa, no? Come era palesemente evidente almeno ai membri del Collegio Cardinalizio prima dell'ultimo conclave, tutti noi sapevamo benissimo che non ci sarebbe stato un Papa europeo, indipendentemente da quello che i mass media hanno cavalcato a loro piacimento. Talmente era evidente la crisi, e il travaglio delle chiese europee anche in questo tempo e in questo momento. Quindi guardare in faccia questo travaglio significa riconoscere che l'Europa ha sempre portato in sé, almeno da 1700 anni, un senso di comune appartenenza, che però implicava la capacità di abbracciare, di accogliere una pluralità di forme, di culture,
di lingue veramente straordinariamente considerevole. E' come se questa situazione, questa necessità di coniugare la pluriformità leggendola dall'interno dell'unità fosse diventata più acuta in questa fase di transizione. Ora però si rende evidente che nessuno Stato nazionale può affrontare da solo la situazione non solo europea, non solo nazionale, ma la situazione mondiale stessa, e quindi abbiamo sentito appunto dal Presidente che neanche la Gran Bretagna può pensarlo, e quindi l'Europa non è un'opzione, ma è una vera necessità, una vera necessità. Però per questo è necessario trovare un pensiero sufficientemente forte e soprattutto un'azione politica adeguata a questo pensiero. Si tratta quindi di trovare quel mix tra il reale e l'ideale, non confondendo l'ideale con l'utopia, che è qualcosa di puramente astratto, al di là del bel discorso di Tommaso Moro. L'ideale è l'emergenza il più possibile compiuta del reale. Ecco. Allora si tratta di trovare questa pista e questa strada per cominciare a intravedere l'esito positivo del travaglio. Del resto, l'inizio dell'Europa ha mostrato bene questo dato. Siamo partiti dal carbone e dall'acciaio, mica siamo partiti da grandi discorsi teorici, ma il carbone e l'acciaio erano fattori decisivi, erano la materia prima dell'industria bellica, e quindi questo ha messo in evidenza la necessità di dare un'impronta ideale a quel primo associarsi. L'impronta ideale si è rifatta a ciò che veniva considerato come quel plesso di valori, metto la parola fra virgolette perché effettivamente è una parola che è divenuta critica, perché abbiamo ridotto i valori a una carta teorica, mentre i valori nascono sempre comunque dentro un contesto storico. Tuttavia questa singolare visione della dignità della persona, della concezione della libertà, del senso che le libertà o sono realizzate o non sono tali, del suo rapporto con la verità, qualunque cosa si pensi della verità, se esista, se non esista, se sia un luogo di perenne ricerca, se possa toccare delle certezze, eccetera, fino alla salutare scoperta del valore della, anche civico, anche civile, della dimensione religiosa, del valore della solidarietà. Ecco, tutto questo ha certamente attraversato i problemi pratici della nostra storia europea e deve, evidentemente all'interno di una ridefinizione di paradigmi che non si fa a tavolino, ma si fa dall'interno dei processi storici, che sono drammatici in questo momento, deve trovare la strada, il sentiero, che speriamo non sia un sentiero interrotto, il sentiero per un cammino che sia di effettivo recupero di una soggettività. Aggiungo due cose a questo dato. La prima, io non voglio rivangare polemiche, anche spesso astratte, sulle questioni delle radici europee, di quante sono state, di quali sono state, del peso del cristianesimo in tutto questo. Però un dato è certo. Noi ci troviamo, cioè investire il reale con una prospettiva ideale che tenga conto dell'unità insuperabile di anima e di corpo di cui sono fatti gli uomini
e i popoli, ecco, investire il reale con questa prospettiva significa per l'Europa coniugare le diversità con l'unità. L'espressione utilizzata dal Presidente Prodi sulle minoranze è molto significativa da questo punto di vista, del resto la nostra stessa storia italiana ci insegna questo, insomma, perché tutti ripetiamo sempre che se prendiamo un siciliano doc e lo paragoniamo, non dico un altro tesino, ma anche solo a un milanese doc, vediamo il lavoro che abbiamo dovuto fare, che dobbiamo ancora fare in Italia per mettere insieme questa pluriformità con unità, e con una unità affettiva che partorisca una cittadinanza che sia una cittadinanza effettivamente democratica, costruttiva ed efficace. Ora, volevo dire che da questo punto di vista il cristianesimo ha qualcosa da dire, perché il cristianesimo è il luogo attraverso il quale in Occidente è entrato il pensiero della differenza. Cioè, l'Occidente ha cominciato a pensare alla differenza per pensare alla Trinità. Non c'è niente da fare. E secondo me questo elemento fa sì che il cristianesimo europeo, se riuscirà a superare, come io sono certo, questa fase, anche col grande apporto del Papa latinoamericano, insomma, potrà ritornare ad essere a rappresentare uno dei terreni costruzione dell'Europa del futuro. Questo mi sembra molto importante. Uno studioso francese, Rémy Brague, per dire questa idea, ha coniato la formula dell'identità dinamica europea come secondarietà. Ha detto, a partire dall'immagine di Enea che tiene sulle spalle Anchise e porta per mano Iulo e trapianta l'antico nel suolo europeo come l'emblema del cittadino europeo, noi ci rendiamo veramente conto, dice Brague, che lo specifico dell'Europa che comincia dalla romanità è la secondarietà. Cioè l'Europa ha bisogno di Gerusalemme, ha bisogno di Atene, ha bisogno di Alessandria, ha bisogno di tutto questo, ma non si concepisce come una realtà che deve produrre un paradigma nuovo, ma piuttosto che deve fare spazio e sintesi a questi paradigmi. E da questo punto di vista il cristianesimo torna in causa un'altra volta, perché noi stessi come cristiani siamo secondari, tra virgolette, rispetto al Primo Testamento, rispetto alla grande storia del popolo giudaico, alla quale siamo chiamati, come diceva il grande De Lubac, a inculturarci. Se la nostra fede deve inculturarsi, si deve inculturare proprio a partire dalla recezione del portato della grande storia del popolo di Israele. Quindi questo lo metto lì come un elemento. L'ultima considerazione è legata al fatto che in Europa la natura plurale delle nostre società, attraverso il processo di secolarizzazione, adesso dopo il libro di Taylor tutti si rifanno sempre a questi tre livelli della secolarizzazione, comunque lo possiamo prendere nel terzo livello, in cui in fondo la religione, che prima era quasi un elemento obbligatorio, è diventata un'opzione libera, ognuno se la sceglie come meglio crede, per cui tutto è diverso e tutto uguale. Ecco, dentro questo processo si è affermata in Occidente una società plurale per la quale dobbiamo trovare tutti insieme
l'elemento unificante. Quale può essere l'universale concreto di una società plurale se il processo di secolarizzazione, una volta superato l'evento Cristo come fattore unificante, ha tentato tante altre strade per poi arrivare a quasi dichiarare l'impossibilità, col crollo delle grandi narrazioni, l'impossibilità di un fattore unificante. Io penso che qui possiamo fare nostra la saggissima intuizione di Maritain, che già nel 1947, discutendo l'UNESCO, ebbe a dire che questo universale può essere il dato pratico, può essere il bene sociale primario del vivere insieme. La nostra società è abitata da soggetti che si incontrano, che si trovano, ma nella parola incontro c'è dentro anche il contro, c'è un elemento dialettico che è quindi inevitabile, e però dobbiamo vivere insieme. Da questo fatto non ci può liberare nessuno. E quindi dobbiamo trasformare questo bene sociale in una scelta politica. E in un contesto di società plurale che tendenzialmente è più conflittuale, abbiamo la grande strada democratica della narrazione. Ogni soggetto deve narrarsi, deve lasciarsi narrare per tendere, come diceva Ricoeur, al massimo di riconoscimento possibile. Ecco, io credo che i travagli che stiamo attraversando, le prove concrete, la crisi economica, finanziaria, eccetera, qui ci sono persone molto esperte che ne possono parlare, la crisi politica, che è evidente a tanti livelli, il problema delicatissimo che rappresenta un banco di prova unico della natura dell'immigrazione attuale, e il problema del terrorismo, che andrebbe esso stesso affrontato secondo modalità appropriate, perché una cosa è l'ISIS, un'altra cosa quel che è successo negli Stati Uniti l'altro ieri, anche se tutte e due le cose sono tremende, terribili, per noi europei un po' seduti, insopportabili, tutti questi problemi, secondo me, hanno bisogno di questo paradigma nuovo di pensiero politico e di attività politica. Io ho voluto solo indicare qualche piccola traccia di cammino. Grazie.